Ciao a tutti, questo è il terzo ultimo video che fa parte del gruppo della pasta sfoglia e la terza ricetta è forse la più semplice di tutte ed è quella dei rotolini con i wurstel dentro, sono salatini, cornetti, chiamateli come volete e sono buoni, sono semplicissimi da preparare. Una cosa, io l'ho fatti con i ritagli dei boulevard per non sprecare quell'impasto, però se voi lo volete fare a prescindere dai boulevard, vi conviene fare una pasta sfoglia, cioè stendere la pasta sfoglia, mettere il wurstel intero, ricoprirlo completamente e poi tagliarlo, così verrà una cosa più regolare, anche più carina da vedere. Io ho fatto così perché avevo i tondini dei boulevard nel centro che non volevo avanzare, non volevo rimpastarlo e quindi l'ho utilizzato così com'era. E detto questo, basta, vi lascio la ricetta e spero vi piaccia. Ciao! Il centro dei boulevard li uso per fare, ve l'avevo già detto, i salatini con il wurstel. Quindi che faccio? Prendo il centro, lo tiro un pochettino perché è veramente piccolo. Prendo un pezzettino di wurstel e cerco di arrotolarlo. Non viene perfetto perché ovviamente è piuttosto piccolino, però piuttosto che buttare via l'impasto abbiamo delle caramelline di wurstel. Li metto sulla teglia, ci spennello d'uovo così diventa dorato, così e basta, li metto in forno con tutti gli altri. Questi sono leggermente bruciati, passo tutti, questi sono secchi, i boulevard. No, non buono. Buono. Vedete che continua a correggermi? Vi ho detto Cosa? che non sapevo come dirle, perché mi ha fatto venire le crisi esistenziali. Volo va. Volo. Come volo? Sono partiti tutti quelli? Sì, vabbè, ma l'importante è che siano buoni. Vabbè, dai, c'hanno un gusto. Sono pure graziosi, a me piacciono. Sì, anche a me piace, la differenza. Come sono fatti? Non li viste? Belli. Oh, tu dove vai? Qui? E queste vanno sulle pizzette, sì. Quali? Queste. Tac. Questo. Bene.